Ciao ragazzi, oggi andiamo a vedere come usare i joint nel software Fusion 360 in modo tale da poter muovere più oggetti con il movimento di uno solo. Per esempio, adesso io vi farò vedere l'esempio di questo, tra virgolette, compressore con una pompa manuale che, come state vedendo, tramite il movimento di questa ruota muovo quest'altra che poi trasforma il movimento rotativo in un movimento lineare. Allora, come prima cosa io adesso vado tranquillamente a eliminare tutti i joint. Vedete, adesso tutto si può muovere per conto suo e andiamo a ricreare la scena. Come prima cosa, questo e questo sono oggetti ground, ovvero, come vedete, hanno questa puntina qua, attivabile tramite il pulsante ground, che anche essendo componenti non li fa muovere. Allora, come prima cosa, io direi di jointare, tra virgolette, questa ruota al suo supporto. Quindi vado a prendere lo strumento joint e vado a dire che questa parte qua deve combaciare con fatalità e già in posizione questa parte qua. E gli dico che tramite la tab motion il movimento deve essere revolute. E come vedete già il programma capisce in automatico dove che deve andare. Quindi faccio ok e va bene così. Come vedete adesso perfettamente questo gira agganciato a questo perno, diciamo. Ora devo andare a agganciare questa, che non so esattamente come si chiama, forse biella in linguaggio tecnico, e in questo caso posso usare anche la funzione asBuildJoint, in cui seleziono due component, gli vado a dire che deve essere anche qua un movimento revolute, e gli indico il punto di rotazione, ovvero qua. E come vedete già lo fa in automatico, senza posizionamento, perché quando sono già posizionati, anche prima lo potevo fare, ma vi volevo far vedere prima joint, ovviamente non c'è bisogno di andarli di nuovo a riposizionare. Quindi vado su ok e ora, come vedete, muovo questo, si muove anche questo, e se io muovo questo, come vedete, si muove anche quello. Benissimo. Ora devo andare a posizionare questo qui, as build joint, quindi clicco e mi richiede qualche componente è stato mosso e io gli dico di continuare in modo tale che si rimette in posizione. Vado a selezionare il componente pompa e il componente biella. Gli vado a dire il punto di rotazione deve essere questo cilindro qui. Ok? Vado a fare clic due volte questa volta e gli vado a dare l'ok. Perfetto. Ora, se io vado così, come vedete, tutto funziona come era prima. Quindi al movimento di questo, quello va avanti e dietro. Perfetto. Ovviamente con il joint potete jointare milioni e milioni di oggetti, in modo tale che si viene a creare qualcosa di veramente molto complesso, per esempio la catena di una bicicletta, eccetera, e voi potete sbizzarrire in modo tale da poter simulare, ad esempio, quello che non potete costruire. Infatti questo pezzo io non l'ho ancora costruito, ma so che funzionerà perché per l'appunto l'ho simulato.